delle funzioni di coordinatore e osservatore senza diritto di voto, ma con la facoltà di esprimere il loro parere sugli argomenti in discussione e di riportare la parere in caso non attribuito sopra. 4. Il docente invece, no, quindi facendo tutto, ma il docente designato collabora con la conseguenza dei ragazzi in ordine alle attività, funge da moderatore, il docente, coordina nel redigere l'ordine del giorno, coordina nel redigere la verbale del saluto, provvede a non trovare comune la verbale della seduta. Ma che cosa risposta? Tu indietro? Basta adesso. Sì, sì, ma guarda che lo guarda. Oh, come porto. Vedi che lo studiate, non so cosa vuol dire. Il fatto non è che dovete togliere, insomma. Togliere, non sai da niente, insomma. La dichiarazione di voto. Io ti ho già detto. Va bene, posso, allora, non qui intervento. Ah. Prego. Prima di tutto sul questo regolamento qua, anni di esperienza formativa ed educativa che ho, dobbiamo chiamarlo regolamento, io lo chiamerei, mi aggancio poi agli interventi precedenti, un progetto educativo. Questo è di quello che andiamo a discutere questa sera. Infatti non a caso abbiamo voluto coinvolgere molto la scuola. Noi abbiamo visitato vari altri comuni, quali sono i CCR. È vero che altri comuni hanno anche il consiglio comunale di giovani, purtroppo Novara non ha queste caratteristiche, in quanto non è sede di scuole medie superiori. Quindi eventualmente dovremmo porre il problema anche di facilitare la cittadinanza attiva anche questa fascia di giovani. Quindi io lo chiamerei un progetto educativo, che sta proprio nella finalità, quindi al di là degli articoli, delle funzionalità varie, che è proprio quello che si era fatto evincere e evidenziato precedentemente, ovvero sia che è un diritto del fanciullo alla partecipazione. Questo è il dato di fatto. E senza l'istituzione primaria, che è la scuola, infatti è stato scritto a più braccia, tra l'altro essendo una scuola, un istituto unico oppressivo che ci facilitava molto, in quanto è stata scelta la verticalizzazione, quindi scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, e tra l'altro anche tra due comuni, quindi abbiamo voluto appunto, come diceva l'assessore prima, scriverlo insieme alla scuola e anche al comune di Sopra, perché l'istituto ha un complessivo di Nogara, la dirigenza, e volutamente abbiamo voluto dare due consigli comunali ai ragazzi, perché questo è quello che sfugge. Questo regolamento approvato dal consiglio comunale di Sopra precedentemente, circa una settimana fa, e quello di Nogara, l'istituto ha un complessivo avrà da gestire due consigli comunali ai ragazzi, in quanto vivono due realtà diverse. E quindi ecco l'aspetto sia pedagogico che l'aspetto educativo, al di là delle varie funzionalità. Beh, per quanto riguarda il facilitatore, nei percorsi formativi viene chiamato normalmente tutor. Il tutor è un facilitatore, quindi un'interfaccia. Quindi l'amministrazione comunale, e richiesto anche dalla scuola, ha voluto introdurre questa figura, perché altrimenti si crea qualcosa di asettico. Per quanto riguarda i vari punti che il Consiglio Comunale ragazzi dovrà affrontare, non è limitato, non è chiuso, sono stati elencati quali sono le tematiche che dovrà affrontare, ma nei vari articoli c'è scritto appunto che sarà facoltà del Consiglio Comunale ragazzi affrontare le varie tematiche. Quindi, e tra l'altro ringrazio anche l'Istituto Oni Complessivo, che l'aspetto primario, il fulcro di tutto funziona se ci sono i docenti che sono partecipanti. Infatti non a caso i due elementi principali è: primo, che il consiglio comunale ragazzi non è un qualcosa di convocato dall'amministrazione comunale, ma si fa carico istituto. Secondo, la sede del consiglio comunale ragazzi è la scuola in primis, e tutte le attività del consiglio comunale ragazzi vanno svolte durante il normale orario scolastico. E quindi riprendo un po' quello che ha detto prima i vari colleghi consiglieri di Montemezzo, in particolare si era perso un po' l'aspetto di educazione civica. Quindi questo è il progetto che questa sera andiamo a votare. Quindi mi scuso se lo dico, purtroppo la normativa vuole che venga chiamato regolamento, dobbiamo essere consapevoli che questa sera andiamo a votare un progetto educativo. Grazie. Direttore,
mancava, era un bel segnale, era un bel segnale per mille motivi. Sì, è vero, ci hanno messo 11 mesi, forse si poteva mettere qualche mese di meno, forse si poteva fare molto meglio, d'altra parte io ho qua due sindaci precedenti che in 6 anni non sono riusciti a farlo, quindi siamo in anticipo di almeno 5 anni rispetto a quello che si poteva fare nei consigli precedenti. Ricordo ancora che è vero che la sollecitazione è stata fatta dal consigliere Moreschi, ma noi questo era un impegno che ci eravamo preso comunque consigliere nel nostro programma elettorale, quindi, ma non è una questione di primogenitura, io sono molto contento quando i temi vengono evidenziati anche da altri. L'importante è che ci arriviamo, credo che il vero problema oggi sarà il facilitatore o meno, quello di far funzionare un po', perché io sono d'accordo tanto con lo spirito che animava il consigliere Olivieri, che mi sembrava ultimamente volente, ma al di là di quello sono d'accordo sul fatto che oggi il coinvolgimento dei giovani è un fatto fondamentale, credo che se non si riesce a dare un po' di grinta, anche un po' di cattiveria, io credo che questi ragazzi poi diventa anche difficile il ricambio, diventa difficile anche da questo punto di vista, così ci favorevoli con le osservazioni fatte. Contrari. 11 favorevoli. Contrari. Astenuti. Un astenuto. Non avevamo punto di vista. Te l'ho detto prima. Punto 3, approvazione del regolamento per la concessione di aree destinate allo spettacolo viaggiante, prego Tagliano, delegato. Con questo regolamento andiamo a formare un buco dal 1968 nel nostro comune, praticamente non è mai stato preso in considerazione la, questa legge, la numero 3768, che la quale diceva che dopo 6 mesi del fatto in vigore della legge doveva essere fatto il regolamento per la destinazione delle aree e per appunto la regolamentazione sulla posizione di parole, ma dell'uso di queste aree da parte dei gestori delle giostre, chiamiamo così, dei gestori dei spettacoli viaggianti e per i centri equestri. Ho cercato di fare una cosa compatibile con necessità di Nogara. Abbiamo sentito il sindacato principale nazionale che è l'ANES, appunto di esercenze di spettacoli viaggianti, per un controllo, una verifica sul regolamento fatto, hanno dato parere positivo, hanno fatto una piccola postilla che abbiamo accettato ben volentieri, e niente, se avete delle domande da fare, insomma. Prego. Falco ieri o ieri Falco, no, scusate, vedendo il raccordo, ho alzato la mano tutti e tre insieme, prego. Falco, a molte mente. No, c'erano alcuni aspetti che avevamo guardato anche all'interno del nostro gruppo, grazie in particolare anche chi ci ha dato una mano in quel senso. Dove si va? Allora, l'articolo 5, no? Comando di partecipazione, la pagina 4, prima, seconda, terza, quarta, la quinta, la sesta e la settima riga. Scusa, che... punto 5, 6, 7. Punto, l'articolo 5. No, l'articolo 5, sarebbe la pagina 4. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, alla quinta riga, alla settima, che dice la presentazione della domanda dovrà essere rivolta all'amministrazione comunale, eccetera, fino al discorso di dichiarazione falsa. Questo qua dovremmo eventualmente di toglierla e di mettere semplicemente autocertificando i sensi dell'articolo 46 PR 45 del 2000. Autocertificazione alla fine forse una cosa di carne non presentata. Quindi eventualmente non dovremmo mandarla inserendo questo, non so se sì, per togliere praticamente il discorso della presentazione della domanda dovrà essere rivolta, cioè questo si lascia. Si toglie la specificata sotto la propria responsabilità e consapevole dell'indicazione di ordine penale tra dichiarazione falsa e inserisci invece l'autocertificato in senso dell'articolo 46 del PR. La specificata.
45. Le specificazioni sono di terza fascia. All'inizio si dice. Per voi può essere insomma accettato. Se mette in volta certificato ci sono 46 di 45 milioni. E poi c'erano qualche altro tutto. Questa cosa, scusami, se tu hai guardato un allegato, ci sono tre allegati, c'è quello delle piantine e l'allegato delle domande mandate con le mail. Nell'allegato, ad esempio, in una parte c'è anche di luglio, praticamente abbiamo nel sito del comune, non so se ve ne siete accorti, c'erano degli allegati generici. Allora io cosa ho fatto? Li ho presi, li ho modificati. Però su questi legati generici c'era scritto quello che stai dicendo te adesso. Vabbè, scrivilo nel regolamento, comunque qua nella domanda c'è specificato, se tu guardi, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione ambientale di falsità in atto, così come stabilito l'articolo 76 di PR 445 2000, nonché ricordo previsto l'articolo 85 del medesimo di PR. Sì, è specificato nella domanda questa cosa, sia per le giostre, e per il circo. Ma lui è fatto. Sottolineo non tenere la situazione. Sì. Poi l'ha già specificato. Sì, sì, per no, non avevo visto poi l'articolo 6 dove si dice obblighi dei concessionari, no? Noi chiederemo di praticamente togliere il punto 2 e di inserire adesso non so qua se è il caso delle parte. In quel caso allora togliere praticamente il punto 2 articolo 6 e mettere in tal caso il concessionario, oltre a dover pagare una mica pari a debito di 150, sarà costretto a rimuovere l'installazione abusiva. Quale sanzione accessoria il professore perderà il diritto di ottenere qualsiasi tipo di autorizzazione per togliere il punto 2 gara per un periodo dopo 3 anni qualsiasi utilizzo di finanzialità, quando avete pianificato un po' in questo senso. Io direi che se siete d'accordo eventualmente di scrivere, di passate. Sì, basta che non stravolga l'impianto. Poi ce n'è un altro tipo sui punteggi, no? Sì. Il dato, un discorso che descriva all'articolo 9, sì. Dove praticamente dice il punto A, no? A, B, sì. C. Allora, togliere praticamente nel presente regolamento due punti che noi aggiungeremo e ad ogni esercente sarà attribuito il seguente punteggio. Punti 5, cioè a partire da quei punti, punti 5 se l'esercente ha ottenuto l'autorizzazione. È il discorso di struttura, è proprio il senso di mano. Io penso, allora, qua se tu viene già il discorso che uno ha sempre avuto. Cioè, no, ma rimane così. Sei sempre avuto. Mettere solo davanti i punti 5 e poi mettere la dicitura. Ah, ok. Sì, esatto. Poi lui dice a pagina 6 quanto sopra costituisce, e noi aggiungeremo il criterio secondo il quale è tenuto il registro delle attività e delle attività partecipate. Quindi aggiungere il criterio secondo il quale è tenuto. Adesso non ti passo la domanda. Quello sostanzialmente quello è. Ah, il registro delle attività dei partecipanti è praticamente il registro che si viene graduatorio, il registro delle presenze delle giostre e di quelli che hanno fatto domanda, perché non si vuole, non si vuole praticamente penalizzare chi non ha comunque partecipato, nel senso vogliamo dare un punteggio anche a chi ha fatto solo domanda per dire io c'ero, volevo venire, non c'era il posto, eventualmente se si fa il posto si guarderà anche il punteggio di chi non c'era, cioè tutto questo fa parte del registro delle attività e di chi ha partecipanti e non sono.
No, mi auguro di specificare bene il criterio, cioè noi aggiungeremo quanto sopra costituisce, poi aggiungeremo il criterio secondo il quale è tenuto il registro delle attività dei partecipanti. Vabbè. E nessun problema. Ma sostanzialmente la sostanza non resta quella. Sì, sì, sì. Sì, da sto registro dove si segna. Comunque sono favorevole dal mio punto di vista. Prego, sono altri presenti. Prego, Oliviero. Allora, è un po' di vita. Quando sono entrato in consiglio comunale è il quarto, il quinto regolamento che appunto. È ovvio che se l'amministrazione non fa altre cose, bisogna fare regolamenti per disciplinare quello che c'è. Regolamentare va bene, in fondo va bene da una parte, dall'altra vuol dire a volte creare lacci e lacciuoli che forse in certi settori non devono essere, ma insomma tutto sommato credo che regolamentare ad esempio i circhi, una cosa insomma è interessante, che essendo che c'è una priorità in Nogara, insomma, i nogaresi la vedono tale, insomma, soprattutto anche perché, non dico solo così non è ancora retorica, perché comunque è vero che c'è bisogno di regolamentare, perché anche l'ultimo circo che c'è stato qualche settimana, qualche mese fa, adesso l'ex campo sportivo, ha protratto la sua durata per parecchio tempo, affluenza non so quanta ce ne sia stata, in compenso hanno lasciato una situazione alla loro partenza che era abbastanza indecorosa, mi permetto di dire. Poi è dovuto intervenire l'amministrazione comunale, dico bene a ripristinare, perché insomma era abbastanza non presentabile, soprattutto laddove siamo di fronte alla scuola materna dell'asilo nido dove ci portiamo i nostri bimbi. Allora questa spasmodica attività di regolamentazione che questo consiglio comunale fa, perché comunque qualcosa dobbiamo pur discutere nei consigli comunali, tutto sommato mi può trovare anche d'accordo e favorevole. Poi così, un po' per puntiglio, stasera non avevo mica letto, proprio prima di venire in consiglio comunale, ho letto anche il regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante e mi sono trovato un articolo 16, cosiddetto periodo di franchigia, dove si dice che per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento della sagra di luglio è vietata la concessione di aree pubbliche e autorizzazioni su aree private per manifestazioni rilevanti organizzate da privati e associazioni politiche di possibili attrazioni organizzate. Il periodo dell'otto giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre di bene, fa piacere per il circo equestre. Se non capisco male, cioè nei 60 giorni che precedono la sagra di luglio, quindi non si può dare aree pubbliche o spazi pubblici per fare feste ad esempio di partito? No, è una domanda che chiedo così almeno facevo nel mio interesse, ha capito giusto? No? Quindi dicevo poco fa Faico se se n'era accorto di questa cosa, perché io non ho un partito che fortunatamente fa una festa, però insomma ricordo che soprattutto ai tempi che fu Nogara era famosa per le feste di partito, dalla festa dell'unità a altre feste che si tenevano sul territorio, che veniva chiamata attrattiva di gente, che non so, questo articolo qua così calato un po' in maniera come al solito tra le righe, come suol dirsi, no? Mi sembra che non abbia innanzitutto una sua razza, una sua ragione d'essere, ma secondo che abbia una finalità abbastanza preclusiva, soprattutto laddove questa amministrazione comunale, questo sindaco, hanno detto che di Nogara, soprattutto al suo esordio, bisogna cercare di fare un paese dove si dà massimo spazio alle iniziative e alle manifestazioni private che tendono a chiamare gente, si è promossa con abilità nell'organizzare una notte bianca, nel fare altre iniziative. Quindi trovo che sia anche in contrasto questa norma con quello che è il predicato e l'enunciato che avete fatto, perché sembra quasi di voler mettere, come ho detto prima, dei tacciuoli abbastanza rilevanti a associazioni politiche o a privati sostanzialmente che vogliono fare una festa. Non so se adesso ho capito bene, però se il privato che è equiparabile al bar piuttosto che all'esercizio commerciale che decidesse di fare una manifestazione promozionale e al contempo richiedesse uno spazio pubblico per poter fare una sfilata di moda piuttosto che di parrucchiere, piuttosto che di altre attività, e questo dovesse coincidere, guarda caso, con i 60 giorni precedenti la sagra, che sono i periodi in cui notoriamente in tutti i paesi, in tutti i comuni si tengono maggiormente le feste, perché poi ad agosto, paese mio, non ti conosco, questa amministrazione comunale dovrebbe dire di no. Allora questa prima di tutto è una grande contraddizione,
e io non mi ci trovo assolutamente d'accordo. Secondo è mettere un limite temporale troppo ampio rispetto a quello che è il termine che forse interpretando oppure con difficoltà l'intenzione dell'amministrazione comunale voleva essere fatto per salvaguardare la centralità della Sacra Caesana. Credo che sia questo lo scopo di questo articolo, se non ho capito male. 60 giorni sono troppi, sono effettivamente troppi, e soprattutto mi sembra che sia una proposta liberticida rispetto a quella che è la potestà di iniziativa dei privati, i quali se vogliono devono comunque sempre passare dal vaglio e dalla richiesta preventiva all'amministrazione comunale per avere uno spazio pubblico e poi agli altri competenti, per gli altri enti competenti per quanto riguarda le autorizzazioni. Ma soprattutto, ribadisco, è esattamente il contrario di ciò che avete detto e proposto e predicato anche sulla stampa per tanto tempo. Quindi secondo me questo è un periodo, un articolo che va o rimosso o quantomeno va ridimensionato se proprio l'amministrazione comunale di volesse, come si dice, far sì che questo articolo debba rimanere. Pertanto, fermo restando che Nogara prima di tutto non chiede certo l'adozione di un regolamento sui circhi o su cose, che per carità si fa, ma non è certo una priorità che interessa la gente in questo periodo, soprattutto di crisi, di vacche magre, dove c'è da pagare imposte, dove c'è da pagare IMU, dove c'è da pagare aumenti dirette anche per quanto riguarda la frequenza scolastica e quant'altro. Io credo che un regolamento di questo tipo non solo non trovi il mio favore, ma nemmeno trovi, penso, l'interesse e l'appassionamento da parte della cittadinanza nogarese. E pertanto io dichiaro che, giusto per non volermi porre in una posizione di contrasto, ma neanche di favore, mi asterrò dalla votazione. Sono altri interventi? Prego. Sì, se posso avere prima una risposta su quel tipo di domanda lì, che faceva parte anche dell'intervento. Posso rispondere, sì. Allora, l'articolo 16 l'ho visto in questo senso. Si parla sempre di parchi di divertimento, non di circhi in questo caso, perché siamo nel capitolo parchi di divertimento. Allora, i parchi di divertimento, da quello che ho capito e per quello l'ho messo dal colloquio appunto con i sindacalisti loro, hanno una usanza maturata nel tempo, hanno una cosa che 60 giorni prima dalla sagra che si fa in un paese, che si fa in una località, non devono esserci delle manifestazioni grosse, oppure, chiamiamo così, che i partecipanti alla manifestazione di luglio non possono andare, cioè c'è una specie di legge loro interna, no? Però qua non è negato il fatto che nessuno possa fare una festa prima di questa data di 60 giorni. È fatto divieto di avere un altro parco di divertimenti delle dimensioni di quello della Sagra di luglio, perché se voi andate a leggere dopo, non è così, non è andate a leggere dopo, possiamo anche correggere se è scritto male, ma l'intenzione è questa, l'intenzione è questa. Allora, fanno eccezione a frazioni isolate, c'è scritto dopo, purché la permanenza sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa configurarsi la formazione di un parco di divertimenti di rilevante dimensione. Punto. Cioè, se la festa dell'Unità, la festa della Lega, la festa 5 Stelle vuole fare un parco di divertimenti, può farlo, però non delle dimensioni di quello che si fa nella Sagra di luglio, e qua è specificato. Poi, che la cittadinanza novarese non trovi, o meglio, il bisogno di questo regolamento, però trova il bisogno degli uffici per poter lavorare. Perché anche quando c'era stato il Presidente dell'amministrazione, ho saputo, e non faccio i nomi del Presidente dell'amministrazione, però ho saputo che hanno sempre avuto dei disguidi perché non c'era un regolamento. Questo regolamento è stato fatto dal sottoscritto su sollecitazione dell'ufficio, perché non avevano le mani legate e non sapevano come operare nel caso che, ad esempio, vanno i cariaggi dentro Luna Park, di solito non si fa, però non avevano niente in mano per poter dire guarda che non si può fare, se non c'è un regolamento non si può fare. E dopo regolamentare un po' tutte le cose, cosa devono presentare, cosa devono presentare, perché c'erano dei moduli generici. Il sottoscritto ha predisposto dei moduli specifici, sentendo appunto anche l'organizzazione sindacale loro. Quello dei 60 giorni appunto è una cosa che comunque non vieta
lo sviluppo e la possibilità di fare delle altre feste? Assolutamente. Si vuole soltanto dire che non ci può essere un parco di divertimenti grosso come quello della Sagra di Luglio, anche per dare centralità al parco di divertimenti della Sagra di Luglio, che è stato curato e sviluppato da tutti quegli esercenti, insomma, in tutto quel periodo. Allora forse vale la pena modificare la formulazione letterale e scrivere che nei 60 giorni prima dello svolgimento della Sagra di Luglio, è data la concessione di aree pubbliche e autorizzazione su aree private per la predisposizione di un parco o c'è scritto manifestazioni rilevanti organizzate da privati e associazioni politiche di possibili attrazioni organizzate. Specifichiamo che stiamo facendo riferimento in un parco, no? È un parco, sì, ma è scritto anche dopo, comunque se vuoi lo mettiamo, non è nessun problema, cioè ragazzi, non sono un maestro in italiano, io faccio quelle cose da lì. Allora, sono anche abbastanza d'accordo di tirare via queste cose di esercizio. Non c'è problema, cioè. No, anche perché così riesci a fare la festa, tu se no. Io non ho partito. Ma al di là di quello, non si può fare. Non si può fare. Di quelle dimensioni. Quindi da questo punto di vista diciamo che mi sembra un'osservazione, se poi l'assessore, il consigliere non diceva nient'altro di non dobbiamo fare ulteriori Luna Park prima del Luna Park ufficiale, questo mi sembra il concetto così di farlo, no? Quindi va bene, insomma non è un problema. Possiamo tirare via tranquillamente le associazioni politiche di possibili attrazioni organizzate con caratteristiche di Luna Park, va bene così? Sì. Va bene. Prego. Sì, no, sono d'accordo, però non condivido il fatto di un messaggio che cerca di passare questa sera. Questa amministrazione comunale porta il Consiglio Comunale solamente a regolamento. La domanda è un'altra, perché in questi anni non sono stati mai rivisitati e aggiornati questi regolamenti? A parte il regolamento del Consiglio Comunale, ragazzi, ricordiamo che progetto. La domanda è questa, che io pongo come consigliere comunale. Che dopo non va, perché il collega Olivieri lo sa benissimo, perché noi abbiamo discusso di un altro regolamento che arriverà tra poco. Ma perché è facile dire arriveranno altri regolamenti. La domanda che io pongo è perché noi, questa amministrazione, si è trovato tutti questi regolamenti sollecitati dagli uffici da dover essere rivisti e regolamentati. Perché questa è la situazione e su questo mi reagiamo. Consigliere Costantini, io ho fatto il sindaco per fortuna, 5 anni non ho a protocollo, e invito a verificarlo, a smentirmi su questo, richieste da parte degli uffici, richieste formali, no? Perché viene da me il Cotognola o il capo dei vigili a dirmi ma bisogna arrivare, no, richieste.